Quinta vittoria consecutiva per la nuova Sondrio Calcio che si impone 1-0 sul Cavenago. Senza Luis Carlos Martinez, influenzato alla Castellina, è una gemma dai 25 metri di Gonzalo Escudero al suo quarto gol stagionale a decidere il combattuto big match, lasciando la capolista con 8 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice a 6 giornate dalla fine del campionato di promozione Girone B. Ma sono gli ospiti a rendersi pericolosi per primi al 16esimo con un tiro alto di Segato in posizione offensiva dal vertice sinistro dell'area. Al 25esimo è Busto a cercare di sorprendere il portiere con un calcio d'angolo a rientrare, ma l'estremo difensore si salva. Al 29esimo, splendida manovra orchestrata da Busto con lancio per Gonzalo Escudero sulla fascia sinistra e cross pennellato per Muletta che non riesce però a impattare al meglio il pallone. Al 37esimo arriva la rete decisiva, Lamia conquista una punizione che Gonzalo Escudero trasforma con un tiro perfetto. La nuova Sondrio non si ferma al 40esimo, è Kokuz a servire un pallone delizioso per Lamia che entra in area ma dal lato sinistro calcia fuori misura. Nella ripresa sono molte le interruzioni per i numerosi interventi fallosi. Al 60esimo è Pietrantonio a impattare di testa un corner di Trani subentrato a Busto ma la palla non trova lo specchio della porta. Un varco importante lo trova proprio Trani che al 76esimo scatta sul filo del fuorigioco ma viene duramente atterrato dal portiere e il sondriese è costretto a uscire per un serio infortunio alla spalla. Al 91esimo Viviani effettua l'ennesima sgroppata del suo pomeriggio da incursore e serve dalla destra un cross che per poco un generosissimo Caballero non impatta. Al 93esimo l'ultima emozione quando dalla tre quarti Gariboldi lascia partire una conclusione campanile che assume una traiettoria anomala e va a incocciare sul palo esterno di Rodriguez comunque piazzato. I valtellinesi si godono i tre punti contro un avversario ostico ma ora pensano già alla trasferta di Lissone. Tre punti d'oro contro il Cavenago al termine di una partita comunque spigolosa, non facile sul campo della Castellina. Che incontro è stato, Fabio? Come hai detto giustamente te, è stata una partita tosta, difficile, contro un'ottima squadra. Sapevamo essere brava nel chiudersi e nel ripartire. Ci hanno concesso poche occasioni da rete, però abbiamo vinto una partita, secondo me, forse nel modo migliore, perché abbiamo passato una settimana che avevo tutti e tre i difensori centrali che praticamente non si sono mai allenati. Kokuz ha fatto differenziato tutta la settimana, Busto da giovedì ha un problema alla schiena, lo stesso Cilafi era infortunato, chi più ha più ne nete, Trani ha avuto la febbre fino a venerdì, Luis non ha recuperato perché ancora ieri aveva la febbre, quindi eravamo incerottati veramente a affrontare la squadra che forse in questo momento era in migliori condizioni, ha fatto sì che i ragazzi hanno tirato fuori tutto l'orgoglio di cui dispongono e sono stati meno qualitativamente brillanti di altre volte, ma abbiamo fatto una partita da capolista e da squadra che ormai ha un unico obiettivo, è quello di non mollare mai e di arrivare fino in fondo con sto benedetto campionato vinto, perché credo che per il percorso che hanno fatto sti ragazzi se lo meritano assolutamente.